Benvenuti nel mio canale, io sono la fata tuttofare. In questa lezione di scuola di uncinetto andremo a vedere come avviare un collo rotondo. Il collo rotondo può essere avviato per maglioni da donna, da uomo, da bimbo o da bimba. Ovviamente in base allo spessore del filato sceglierete quanti punti avviare perché questo collo può essere piccolino come quello che vi sto mostrando, ma può essere anche decisamente più alto, dipende sempre dallo stile che dovete dare al maglione o dalla taglia, magari da realizzare. Io ho scelto di avviare solo 6 catenelle, quindi adesso io riparto con le 6 catenelle, lasciando un pezzettino di filo, così posso farvi vedere l'avvio e poi continuare sul pezzo che intanto ho avviato. Il collo rotondo, come detto, può essere utile sia per completare un maglione già avviato, magari avete creato un maglioncino, lo scollo non è di vostro gradimento, quindi potete utilizzare questa tecnica per creare un collo rotondo e cucirlo, casomai, ad un maglione già avviato. Ma oggi vi mostro come avviare il collo e come distribuire i punti, partendo praticamente dal top down, quindi andremo a chiudere il collo, andremo a fare un primo giro a maglia bassa, andremo a fare i calcoli per la distribuzione dei punti e vi mostro l'avvio. Per quello che riguarda quindi l'esecuzione del lavoro, partiamo con un determinato numero di catenelle. Per quello che mi riguarda, il collo è alto 4 cm. Quindi a seconda delle vostre necessità potete aumentare tranquillamente il numero di catenelle iniziali. Io vi faccio vedere il lavoro così. Allora, facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 punti. Ovviamente serve la maglia in più per poter voltare. Che cosa facciamo? Rientriamo nel punto e andiamo a lavorare. Una, due, e tre maglie basse. Farete poi una, due e tre maglie bassissime. Fate le maglie bassissime. Facciamo in questo modo, eseguiamo una catenella, la catenella andiamo a rimpicciolirla facendo questo movimento con l'uncinetto, questo garantirà al bordo una certa regolarità, quindi il vostro primo punto è questo. Ci entrate nella costa retro, voltate il lavoro ed eseguite di nuovo 3 maglie bassissime sulle 3 maglie bassissime sottostanti, entrando nella costa retro del punto. Fate 3 maglie bassissime, sempre nella costa retro, entriamo, lavoriamo una, due, e tre maglie basse. Quindi eseguiamo la catenella, andiamo a rimpicciolirla, vedete questo è il vostro primo punto. Se fate fatica ad individuarlo, potete inserirvi con l'uncinetto anche prima di voltare il lavoro. Quindi voltiamo, questa è la costa retro del punto, ci entriamo, lavoriamo una maglia bassa, una seconda maglia bassa, una terza maglia bassa. Quindi faremo una maglia bassissima, un'altra e un'ultima maglia. Quindi praticamente su 6 punti andiamo a lavorare 3 maglie basse, 3 maglie bassissime. Il risultato qual è? Che andando a sovrapporre sullo stesso lato sempre le maglie bassissime e sull'altro le maglie basse, si va a determinare una differenza di altezza. Sulle maglie bassissime il lavoro è più stretto, sulle maglie basse il lavoro è più alto. Andando a proseguire in questo modo ottenete questo effetto. Vedete, quello che vi ho mostrato è praticamente questo. Ok? Adesso io disfo l'avvio perché è chiaro quello che va fatto
e procedo sul pezzo che ho già avviato. Quindi, come vedete, la maglia bassissima si trova all'interno, la maglia bassa si trova all'esterno. Il lavoro quindi si va ad arrotondare senza che voi facciate nulla, e quindi la differenza di altezza dei due punti a determinare la forma rotonda. Tenete presente che la lavorazione in costa è sempre una lavorazione molto molto elastica. Quando quindi andiamo a lavorare su un pezzo del genere, dobbiamo di tanto in tanto accostare l'inizio e la fine del lavoro e provare ad indossare il collo, perché visto così sembra piccolissimo, ma in realtà, se voi volete un girocollo, la circonferenza alla quale vi dovreste attenere è quella del collo, non quella della testa. Ma riusciamo comunque ad indossare il nostro collo grazie al fatto che è molto elastico. Quindi cosa otteniamo? Che ci passa comunque dalla testa, perché è elastico, e poi la sua forma invece si va ad adattare perfettamente a quella del collo, e in questo modo otteniamo un girocollo accostato ma elastico. Quindi, a seconda che il collo sia realizzato da bimba, da bimbo, da uomo o da donna, andrà fatto un quantitativo di righe che ovviamente vanno viste in misura della taglia che voi dovete realizzare. Quindi, come detto, di tanto in tanto chiudete, facendo proprio la chiusura dei giri o applicando un paio di marker, e provate a calzare dalla testa e a vedere se entra facilmente, se la dimensione intorno al collo è quella giusta. Quindi la quantità di righe da fare dipenderà sia dalla taglia sia anche dal filato prescelto. Più è sottile il filato, più righe di lavorazione dovrete andare ad eseguire. Quindi, perché la parte interna sia più regolare, ma anche quella esterna meno smangiucchiata, ecco, quando andate a fare la catenella, provate a fare questo lavoro. Farà in modo che la catenella si stringa e che quindi non vada a rendere troppo irregolare il bordo esterno. Quindi andremo a prendere le prime tre maglie come maglie bassissime, sempre nella costa retro dei punti, e le tre maglie successive verranno lavorate a maglia bassa. 1, 2, 3. Catenella, la stringo, volto sulla maglia bassa, ripeto, la maglia bassa sempre lavorata in costa, e quindi tre maglie bassissime. Mi raccomando, sulle maglie bassissime di essere molto morbide, altrimenti i punti si chiudono in modo eccessivo e quindi poi inserirvi con l'uncinetto può risultarvi complicato. Quindi io con il filato che sto utilizzando, che è il filato Edit, ho eseguito il lavoro con l'uncinetto del 4,5. Nulla toglie che per il resto del lavoro poi possiate cambiare il numero. Però affinché il collo sia bello morbido, aiutatevi anche con un numero di uncinetto più grande, e quindi in questo modo si andrà a procedere. Tre maglie bassissime sulle maglie bassissime sottostanti, sempre lavorate in costa retro, e tre maglie basse, anch'esse lavorate sempre nella costa retro del punto. Catenella. E si procede fino a raggiungere la misura adatta per il lavoro che dobbiamo fare. Quando avete finito il lavoro, quindi ammettiamo che arrivati a questo punto il vostro collo è finito, andiamo a fare la chiusura. Fare la chiusura, prendiamo la costa interna e prendiamo anche il primo punto in questo modo e facciamo una maglia bassissima. Entriamo sulla costa, il punto
della catenella iniziale lo prendiamo, come vedete, dall'alto verso il basso e facciamo sempre la nostra maglia bassissima, quindi punto in costa, catenella, punto bassissimo, punto in costa, catenella, maglia bassissima, punto in costa, catenella, punto bassissimo. In questo modo abbiamo replicato la catenella, dunque la chiusura dei giri risulterà il più discreta possibile. A questo punto, una volta che voi avete fatto il collo, potete andarlo a ripassare a maglia bassa. Questo in entrambi i casi, sia che il collo vada applicato, cucito su una maglia già fatta, sia che dobbiate avviare la lavorazione direttamente dal collo per creare dunque un top down. Quindi cosa dobbiamo fare? Rientrare in ciascun punto, marcate eventualmente il primo, in modo da tenere sempre sotto controllo l'avvio dei giri, e andate a lavorare un punto per ogni maglia, contando via via la quantità di maglie basse inserite. Vediamo dunque quali sono i calcoli da fare una volta completato il giro a maglia bassa. Io ho un totale di 94 punti, quindi stando ai miei calcoli vado ad estrarre 4 che sono gli aumenti, quindi 94 meno 4 diventa 90. 90 diviso 4 che sono praticamente i lati che noi dobbiamo lavorare fa 22,5. Quindi 22,5 più 4 o meno 4 mi danno la proporzione tra il davanti, il dietro e le maniche, per cui 22,5 più 4, io ho fatto 26 invece di 26,5 perché il numero con la virgola non lo possiamo utilizzare, quindi scendo per difetto, tolgo 5 e faccio 26. 26 sono i punti che andrò ad utilizzare per fare il davanti ed il dietro. 22,5 meno 4 fa 18,5, ho fatto 19, quindi ho aggiunto qui quello che ho tolto qui e quindi i lati corti, quindi quelli delle maniche fanno 19 e 19. Se andate a risommare tutti i punti, 26 più 26 più 19 più 19 più i 4 aumenti che abbiamo estrapolato all'inizio, avete esattamente 94 punti. Per chi invece vuole fare un taglio più maschile, dove le maniche sono leggermente più strette rispetto al davanti e il dietro, perché la corporatura maschile è diversa, oppure chi ha un giro torace comunque in generale più grande, invece di fare questo calcolo, può fare in questa maniera. Praticamente andiamo sempre a fare 94 meno 4 che sono gli aumenti e fa 90, ma 90 lo dividiamo per 6 anziché per 4. Quindi se noi andiamo a fare 90 diviso 6 otteniamo 15. Ok? Praticamente cosa succede? Che rivedendo il nostro sprone rotondo e avendo già estrapolato i 4 punti che sono quelli che formano il nostro raglan, quindi gli aumenti, io andrò a fare 15 punti per le maniche ed esattamente il doppio, 30 e 30 per il davanti ed il dietro, perché il calcolo è diviso 6. Quindi 1, 2, 3, 4 mancherebbero due spicchi. In realtà qui è come se facessimo 15 più 15, ok? E quindi qua uguale 15 più 15, quindi ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Ok, in questo modo il davanti ed il dietro avranno il doppio delle maglie rispetto alle maniche, quindi potete utilizzare sia questo metodo che l'altro. Quindi vado a fare la chiusura del giro, perché ho contato i punti senza chiudere, in modo che se avessi dovuto aggiungere un punto o due, potevo tranquillamente farlo. Ora ammettiamo che questo possa essere già un aumento, ok? Oppure potete contare da metà lato, insomma, come preferite, e dovete andare a posizionare i vostri marcapunti. Allora, ammettiamo che utilizzi la tecnica questa qui, 15, 15, 30, 30. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e metto un primo marker. Ovviamente questo è il punto marcato che è già estrapolato, quindi io ricomincio dal punto seguente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Marco il punto successivo. Prendo un altro marker, quindi questo è il punto dell'aumento. Vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e vado a marcare il punto successivo. Vedete? Quindi in questo modo adesso dovremmo contare 30 e posizionare l'ultimo marker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo a posizionare il marker nell'ultimo punto disponibile. Ovviamente io ho ricontato 30, ma era ovvio che il marker si collocasse esattamente all'inizio del giro. Quando avete fatto praticamente la distribuzione dei punti, avete fatto, diciamo, anche la parte più difficile. Se adesso voleste andare avanti a maglia alta, fareste un punto alto per ogni punto e nella maglia marcata andreste a fare l'aumento, che potrebbe essere punto alto, catenella, punto alto o 3 maglie alte. In ogni caso va rimarcata o la catenella o la maglia alta centrale. Se invece voi scegliete un punto di lavorazione più complesso, dovete verificare se al di là della distribuzione degli aumenti sono rispettati i multipli, perché i diagrammi, cioè dei punti più complessi che si basano su una sequenza di 3, 4, 5 punti, hanno bisogno di un multiplo, quindi di un calcolo per ciascun lato. Quindi questa è una distribuzione che non tiene conto di eventuali multipli. Ogni diagramma può avere un multiplo, basandosi anche soltanto su numero pari o dispari di maglie, quindi a quel punto dovreste rivedere il calcolo o eventualmente la quantità di punti necessari per poter avviare il diagramma da voi prescelto. Visto che l'avvio del top down dal collo alto lo abbiamo fatto nella precedente scuola di uncinetto, approfitterei di questo modello con il collo a giro per mostrarvi come eventualmente avviare un collo anatomico. Cosa significa fare un collo anatomico? Significa che nel primo giro di lavoro noi andiamo ad ignorare totalmente la parte anteriore, ammettiamo che la parte anteriore sia questa. Il nostro lavoro deve svilupparsi sulle maniche, sul retro e sull'altra manica, facendo un minimo di 2 righe, quindi una e due fino a quelle necessarie, e quindi andiamo a lavorare, per esempio, una, 2 righe e poi facciamo il lavoro tutto in tondo. In questo modo il collo sarà anatomico perché nella parte retro, avendo lavorato più righe, andremo ad avere un collo più montato e quindi non ci sarà mai il problema che la scollatura davanti e dietro sia uguale, perché invece di essere così il collo, praticamente sarà così, quindi il dietro sarà più montato rispetto al davanti. Quindi adesso vi mostro, in base anche alla posizione dei marcapunti, io intanto mi taglio il filo, come lavorare. Io adesso vi faccio vedere la lavorazione a punto alto,
ma si può eseguire con tutti i punti possibili. Tanto mi blocco anche la codina iniziale. Allora, dovete individuare il davanti che mettiamo possa essere questo e quindi iniziare la vostra lavorazione all'incirca sulla terza maglia che precede il primo aumento. Questo è il mio aumento. Vado a contare una, due e tre maglie e poi ne conto altre tre per un totale di 6. Quindi entro e lavoro una maglia bassa nel primo punto, una maglia bassa nel secondo, una maglia bassa nel terzo, poi vado a lavorare 3 mezze maglie, una, due e 3, poi inserisco l'aumento, punto alto, catenella, punto alto e vado a marcare l'aumento. Sulla parte posteriore, quindi 30 punti, lavoro solo maglie alte, quindi per ogni punto sottostante lavoro una maglia alta. A questo punto vado a lavorare l'aumento su quella che era la maglia marcata e vado a rimarcare nuovamente il mio aumento e vedete che in questo modo ho lavorato partendo dalla manica, ho inserito l'aumento, ho lavorato un punto per ogni maglia e adesso vado ad inserirmi su quest'altro lato, avviandomi come nel primo, quindi dopo fatto l'aumento vado a lavorare 3 mezze maglie, quindi una, due e 3 mezze maglie, una, due e 3 maglie basse e taglio il filo. Benissimo, vedete? Siamo partiti qui e abbiamo chiuso qui, ignorando per il momento tutto il davanti e parte delle maniche. Perché ho tagliato il filo? Ho tagliato il filo perché voglio che la lavorazione sia tutta dal dritto, perché poi nella lavorazione top down rimaniamo sempre dal dritto. Allora, per evitare che ci sia una doppia texture, vado a riportarmi sul punto iniziale, vado a riprendere il mio filo. Rispetto al punto iniziale conto 1, 2 e 3 maglie e di nuovo vado a partire con maglia bassa sulla prima, maglia bassa sulla seconda, maglia bassa sulla terza. Quindi vado a lavorare 3 mezze maglie, 1, 2 e 3 su quelle che erano le maglie basse precedenti e poi lavoro a maglia alta. Quando incontro il marker lo tolgo per un attimo, mi inserisco con l'aumento, riposiziono il marcapunti e adesso vado a lavorare un punto alto per ogni maglia fino all'aumento successivo. Ho raggiunto l'aumento, lo lavoro su quello sottostante e rimetto il marker.
nello spazio della catenella. Se invece andate a lavorare 3 maglie alte, rimarcherete la maglia numero 2. A questo punto ci dobbiamo ricordare che questa era la fine del lavoro, quindi dobbiamo praticamente lavorare 3 maglie basse sui punti nuovi, 3 mezze maglie sulle prime maglie, quindi vorrà dire che dovremo fare 1, 2, 3, 4 maglie alte. Quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Rifacciamo 3 maglie, mezze maglie nelle ultime 3 disponibili del giro sottostante e scendiamo lavorando 3 punti bassi prendendo punti nuovi. Faccio la catenella, taglio e posso procedere in questo modo stabilendo quelle che dovrebbero essere le mie righe di lavorazione. Posso fermarmi a 2, posso farlo per 3 volte, posso farlo in pratica questo avvio fino al massimo ad avvicinarmi al marker che segna gli ultimi 2 aumenti, quindi poi il quarto, la parte anteriore. Quindi posso già fermarmi o posso ripetere questo passaggio ancora una volta. Quindi mi porto 3 punti al di fuori, questo è il punto iniziale della riga. Quindi lavorerò le maglie basse, 3 maglie fuori, poi ricomincio con 3 mezze maglie e poi faccio tutta maglia alta, lavoro l'aumento, tutta maglia alta, l'aumento e qui faccio la stessa cosa. Le ultime 3 maglie dovrebbero essere 3 mezze maglie più 3 maglie di base nuove. Una volta che abbiamo finito questi punti, perché come detto al massimo possiamo procedere fino ad arrivare al marker che segna poi il davanti, una volta fatta questa operazione, perché comunque se andiamo a piegare il nostro lavoro, il nostro collo, come vedete, ha già preso la sua forma, quindi possiamo andare a ripetere per un'altra volta, poi dopo possiamo cominciare la lavorazione in tondo. In questo modo abbiamo praticamente formato il nostro collo anatomico. Adesso io faccio un'ulteriore riga. Quindi riprendo il filo, 1, 2 e 3 punti. Mi ripiego il filo iniziale così lo nascondo. Quindi 3 punti vanno lavorati fuori. Sulle prime 3 maglie del giro sottostante che erano maglie basse, lavoro le mezze maglie e poi lavoro le maglie alte. Se contate le maglie prima dell'aumento, farete prima a riportare i numeri da quest'altra parte. Per esempio, se io qui vado a lavorare 1, 2, 3, 4, 5 e 6 punti, dopo l'aumento avrò anche qui 6 punti alti, 3 mezze maglie, 3 maglie basse. Quindi a questo punto vado a completare il mio lavoro eseguendo le maglie alte sulle maglie restanti, faccio l'aumento, tutte maglie alte dietro, l'aumento, poi farò 6 maglie alte, 3 mezze maglie, 3 maglie basse e chiuderò di nuovo la riga. Mancano 3 punti sia sul lato che sull'altro, quindi teoricamente potremmo fare un'ulteriore riga. In questo modo io ne ho fatte 1, 2, 3, possiamo fare anche la quarta e mangiarci tutte le maglie sul lato delle maniche, oppure ci possiamo fermare prima. Questo ovviamente dipende un po' da quello che vogliamo ottenere, però diciamo che fondamentalmente quando andiamo a ripiegare, vedete, questa è la differenza che abbiamo tra il davanti ed il dietro. Se lo vogliamo accentuare, facciamo un'altra riga con lo stesso metodo. Quindi 3 maglie le lavoriamo all'esterno e poi iniziamo su quelle già esistenti. Ripartiamo con 3 maglie basse, 3 mezze maglie, in modo da non formare gradini, poi lavoriamo tutto a punto alto e chiudiamo sempre gli ultimi 3 punti a mezza maglia, 3 maglie basse, le lavoriamo sul collo, diciamo così. Ad un certo punto comunque ci dobbiamo fermare. E adesso vedete che la lavorazione risulta tutta dal dritto perché io ho tagliato il filo ad ogni fine giro. Come
cosa può succedere? Essendo questo un collo rotondo e avendo lavorato solo punto alto, catenella e punto alto, vedete, si può creare una leggera tensione che andiamo a perdere nel momento in cui comunque il collo, vedete, andrà a prendere la forma delle nostre spalle, però può succedere che in base anche alle maglie caricate questa tensione sia eccessiva, il collo in questo modo, cioè il nostro lavoro fatto, si vada a ripiegare un po' troppo. Come rimediare? È facilissimo. Nella prima riga di lavorazione, invece di fare punto alto, catenella, punto alto, facciamo due maglie alte, una catenella e due maglie alte. E poi possiamo fare la stessa cosa anche nella riga successiva, dipende dalla tensione che avete. Quindi possiamo mettere più punti nell'aumento nelle prime due righe per poi arrivare ad avere punto alto, catenella e punto alto quando quella tensione va a diminuire. Quindi non è detto che si debba fare l'aumento uguale sia nella prima, sia nella seconda, nella terza o nella quarta riga. Possiamo mettere più punti nell'aumento nei primi due giri per allentare questa tensione per poi poter arrivare comunque a punto alto, catenella e punto alto. Cioè non è detto che se si parte con un aumento si deve tenere sempre lo stesso. Detto questo, come si procede? Io adesso ho finito di lavorare il mio collo anatomico, quindi cosa faccio? Vado a ripartire. Da questo momento in poi lavorerò tutto a punto alto e vado a ripartire dentro un aumento, che è la cosa più facile da fare. Quindi lavoro l'equivalente di punto alto, catenella e punto alto e vado a riposizionare il mio marker. E quindi ricomincio lavorando un punto alto per ogni maglia. Vedete, questa era la fine della riga precedente, non dobbiamo cambiare il punto di lavorazione, dobbiamo rimanere con la maglia alta. Quindi lavoro la maglia alta su quelle che erano le mezze maglie della riga precedente, questa era l'ultima, dopodiché vedete avete il filo che dice che qui avete fermato il lavoro, quindi si va sul primo punto utile, si nasconde anche il filo, e si procede sempre a maglia alta fino al marker successivo. Lavoro punto alto, catenella, punto alto, e si procede a punto alto su quello che è il davanti che lavoriamo per la prima volta. Quindi da questo momento in poi lavorerete punto su punto le vostre maglie e l'aumento sull'aumento. Quindi diciamo la differenza avviene soltanto nelle prime 3-4 righe di lavorazione o quelle che avrete deciso di inserirvi per fare il retro più alto rispetto al davanti, poi dopo il lavoro è quello che conosciamo, un punto per ogni maglia e l'aumento su ogni maglia marcata. Avendo tagliato il filo, come vedete, vi ritroverete tutta la lavorazione dal dritto e quindi non si noterà questa sorta di aggiunta che abbiamo fatto. Vado a fare l'aumento. Alto, catenella, punto alto, rimetto il marker e lavoro gli ultimi punti fino a fare la chiusura del giro.
ed ecco il vostro collo anatomico. Avete visto come si avvia un collo rotondo, che potete applicare anche dopo aver completato una maglia se la scollatura non è di vostro gradimento, oppure una volta realizzato potete avviare direttamente il top down. Partendo da un top down classico, una volta distribuiti gli aumenti, potete andarvi ad inserire nel modo tradizionale. Oggi vi ho mostrato come rendere anatomico il collo, facendo in modo che ci sia una quantità maggiore di giri nella parte posteriore rispetto a quella anteriore, di modo che all'indosso abbiate questo effetto, che viene in gergo chiamato appunto collo anatomico. Io ho realizzato 3 righe, ma come avete visto la quantità di righe da fare dipende dallo spazio che esiste tra questo marker e questo marker, quindi nello spazio delle maniche. Io potevo fare una riga in più, ma non l'ho ritenuta necessaria. Quando andate a completare le vostre righe di lavorazione e volete iniziare la lavorazione in tondo, basterà ripartire da un aumento e lavorare. Adesso io ho fatto qui la chiusura, vorrà dire che ricomincio dall'aumento, lavorerò punto su punto aumento e così via dicendo. Come vi ho spiegato inizialmente, se si dovesse generare della tensione rispetto alla rotondità del collo, potete distribuire diversamente gli aumenti almeno nei primi 2 giri per poi ridimensionarli via via. Quindi se partite con 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte nei primi 2 giri, già nel terzo potete ripassare ad un punto una catenella ed un punto, ma in generale sarà il lavoro stesso a dirvi quando c'è o non c'è tensione. Ve ne accorgete, perché se il lavoro si chiude troppo vuol dire che avete pochi punti. Nulla toglie ovviamente che se vi rendete conto che un po' di tensione comunque c'è, ma bisognerebbe poi disfare qualche riga di lavorazione, nulla toglie che possiate aggiungere qualche maglia in questa sezione al di là degli aumenti. C'è sempre modo di aggiustare per non disfare, e questo è l'avvio di un collo anatomico. A questo punto cosa dovete fare? Continuare la lavorazione in tondo, inserendo i vostri 4 aumenti del raglan e andare avanti costruendo praticamente il vostro sprone fino a quando non avrete raggiunto il sottomanica. Dovete calcolare questo come effetto complessivo. Quindi vedrete poi nella lavorazione che andranno a coincidere gli aumenti e potrete poi procedere con quello che già conoscete del top down. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito, ricordarvi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei vari tutorial. Ci vediamo senz'altro in un prossimo progetto. Grazie per avermi seguito e alla prossima!